proposta che lui ti ha fatto, da quali pensieri e sentimenti è stata così nutrita. Scusami il rumore del traffico, ma fa caldissimo. Lasciamo passare questo autobus. Cioè, che cosa ti passa per la mente? Com'è che sei uscito con questo tipo di approccio? Vediamo se è premeditato innanzitutto. Ma, oddio, questo uomo comunque ti osserva. Non è che quando non vi sentite, non vi vedete, è totalmente distratto o preso da altre cose. Diciamo che lui, se tu ti chiudi e gli dai, scusami, un periodo di silenzio, se ne rende conto. Perdonami, se tu non gli fai aggiungere la tua energia, lo percepisce ugualmente. A parte il fatto che questa cosa l'avevamo vista anche negli altri consulti. Che cambiare atteggiamento senza nessun tipo di ripicca, come quando tu l'altro giorno hai detto, gli mando un messaggio, la chiudo qui, non la chiudo qui, e invece le carte, anche nella domanda di approfondimento, hanno fatto capire che la strategia migliore è ignorarlo. Ignorarlo andando avanti e staccando la connessione animica più che quella verbale. Cioè il fatto di dirgli è finita qui, però poi a livello di pancia si rimane connessi, non cambia nulla. Il fatto di staccare la connessione di pancia mette lui nella condizione di percepire che quel qualcosa non gli arriva più ed ecco che si mette alla porta, ecco che si mette alla finestra, ecco che vuole rimettere assieme i cocci, ecco che vuole ricostruire. Allora, sicuramente questo non è un uomo che vuole chiudere, che si tratti di amicizia, che si tratti solo di un flirtare, che si tratti di un anche bisticciare. L'importante è che la porta resti aperta. Perché poi qual è la cosa particolare? Questo cancello che lo divide da te, ma non gli rende impossibile e diciamo non gli nega la visione di te o il pensiero di te. Qui abbiamo delle sbarre. Si può tranquillamente guardare dall'altra parte, potremmo identificare queste sbarre come una sorta di sua prigione mentale, però d'altronde quella sua prigione mentale è come se la potessi aprire e chiudere tu per lui. D'altronde si rende conto anche di un altro fatto, che se tu giungi a chiudere dopo molto tempo, dopo quello che gli hai detto, hai fatto, gli hai dimostrato, il lucchetto perché è dalla parte sua? Perché lui, se non è complice, è comunque causa di questo tipo di tua reazione. Che è vero che è una tua reazione, ma che cosa? Al suo modo di comportarsi. Quindi poi alla fine, se lui a monte avesse avuto un comportamento differente, tu a valle avresti avuto una reazione differente. Quindi vuol dire che se anche la reazione viene da te e tutto va in frantumi, ma la causa iniziale viene da lui, quindi lui deve rimediare. Ora, il problema è un altro però. Questo tentativo di rimettere assieme i cocci. Effettivamente è solo una questione di orgoglio, di mantenere tutto sotto controllo. O mira qualcosa nello specifico? Cioè, lui che cosa vuole ottenere? Allora, esistenza, il desiderio. No, vuole semplicemente trattenerti. Che poi il bello è che questa persona vive quasi tutto dentro la sua testa. Non voglio dire come fantasia, ma come una specie di progettualità continua, che poi non è neanche una progettualità banale, quindi non possiamo neanche dire che tu nella sua fantasia sei un elemento banale o di arredamento. Magari sei anche un elemento molto importante, sai, una persona a cui basta il pensiero della donna con la quale potrebbe stare invece di stare con quella donna, ma con la certezza che quella donna con il suo pensiero è orientata verso di lui. Se lui sa che quella donna con il suo pensiero è orientata da tutt'altra parte, tutta questa sua finzione diventa davvero artefatta e quindi non gli sta più bene. Che poi all'atto pratico non cambia nulla perché se tu non vieni a consumare e quindi non te lo vivi questo rapporto, lo lasci nell'ambito del sogno, allora il sogno può essere anche un'allucinazione. D'altronde è un fantasma, un qualcosa che appare, non un qualcosa che ha sostanza. Non funziona così, sembrerebbe un perfezionista, cioè un fantasioso perfezionista che vuole trattenerti pur di trattenerti, perché poi tanto nella carta che segue, questo 4, che potremmo associare sia alla concretezza che all'imperatore, che sembra più che altro parlarci di una sorta di nobiltà decaduta, quindi mi do anche un tono, ma questo tono non corrisponde a niente, trattiene questo tesoro prezioso tra le mani, lo nasconde, magari neanche se lo gode. E dietro di sé c'è un muro, ci sono delle rovine. Io però non voglio lasciare andare, voglio tenere tutto per me, voglio tenere ogni cosa, non voglio andare oltre questo spartiacque. Vediamo meglio cosa c'è dentro questo uomo. La fiducia che comunque qualcosa di positivo accadrà senza che lui debba fare assolutamente nulla.
anche se tutto ciò può sembrare contraddittorio con lo stile di vita che sta appunto vivendo. Adesso vediamo se ci sono delle discussioni nella coppia. Perché, ripeto, è una persona molto contraddittoria e molto strana, perché poi all'atto pratico queste carte fanno vedere quasi una persona che ha il desiderio proprio di andare oltre con la stessa grata, come se lui sognasse di essere una persona migliore, più coraggiosa, più concreta, più convinta, più pratica, e quindi come se lui sperasse di raggiungere questa consapevolezza e quindi poi di passare all'azione, e però all'atto stesso in cui si pone il problema, poi alla fine, ecco, non segue mai nessun comportamento reale e concreto. D'altronde il desiderio in questa carta è l'annullamento del desiderio stesso che il buddismo potrebbe, no? A cui il buddismo vorrebbe farci pensare. Questo annullare il desiderio per vivere nel qui e ora, dove il qui e ora però è un'eterna presenza e quindi non prevede nessun tipo di comportamento futuro. Quindi un'immobilità costante, dove però se tu ci sei ho la certezza che ci sei, sto bene, se penso che ti allontani, in realtà questa cosa mi manda leggermente in crisi. Anche se, ripeto, all'atto pratico è una stupidaggine, perché io non sto facendo nulla per viverti. Quindi che cosa posso mai pretendere? Ora, vediamo se sta litigando con la donna innanzitutto. Vediamo un po'. Come vanno le cose con la donna? Ma guarda, in realtà in questo momento no. Però perché c'è questa comunicazione che non è giunta? C'è qualcosa che si... vabbè, allora mettiamola così. Lui in realtà può anche avere il suo ripensamento, oppure semplicemente lui non condivide quello che prova e che pensa. Quindi in questo momento è come se questa donna cercasse di attirare la sua attenzione, ma non perché è successo qualcosa, ma perché in generale lui proprio non comunica chiuso. Però contemporaneamente l'immagine che dà di sé e della sua quotidianità è l'immagine di una coppia che funziona. Solo che solamente loro possono sapere dentro le quattro pareti domestiche quanto effettivamente tra questi due personaggi avvenga scambio di comunicazione, che sembrerebbe, non dico essere assente, ma più o meno quasi. Quindi questi due parlano solo del più e del meno e delle questioni pratiche. Non vedo questo grande, no, rapporto tra innamorati, né questa progettualità per il futuro, né questi grandissimi sogni per l'avvenire. Anzi, addirittura lui lo vedo molto chiuso, piuttosto rinunciatario, appesantito, con un atteggiamento, non dico malinconico, ma disfattista, come una persona che ha goduto di quel qualcosa che, come diciamo, esperienza nuova gli ha dato entusiasmo inizialmente, ma che poi, come tutte le cose, tenderà a finire. Quindi poi alla fine che cosa ho concluso? Non ho concluso niente. Questo è l'atteggiamento che può avere dentro di sé. Allora, perché lui ti ha invitato in questo, diciamo, in questa camera d'affitto? Perché pensa che con la sessualità risolve tutto? O per capire se tu sei ancora legata a lui e a che livello? Scusami se arrivano i rumori da fuori, ma stanno con la TV alta. Ahimè. Vediamo un po'. Consolazione. Protettore e fedeltà, sì. Comunque avere la garanzia, la certezza, la prova che lui è ancora ascendente su di te. Questa volta ha percepito di più la chiusura, questa volta si è spaventato un po' di più, questo lo possiamo dire, eh? Quindi questa volta ha avuto un effetto più forte su di lui. Probabilmente anche la tua non reazione, se poi non gli hai mandato più quel messaggio di chiusura netta, a livello energetico per te è stata una grande conquista. Allora, lui ti sente più spigolosa, più rigida, più dura nei suoi confronti. E soprattutto si sente giudicato e questa cosa gli dà fastidio. Nonché si sta chiedendo, ma se lei effettivamente prende la distanza da me, visto che è convinto di avere comunque ascendente su di te, vuol dire che ha trovato qualche altra cosa, o vuol dire semplicemente che ha trovato addirittura qualcosa di meglio. Indirettamente sta indagando proprio attraverso di te sulla tua vita privata, quindi osservandoti, orbitandoti un po' intorno, indagando, non ha avuto le risposte che stava cercando. In questo incontro intimo, se ci vai, probabilmente ti farà anche delle domande personali mettendoti a nudo in tutti i sensi. Forse quello che sta cercando di capire è se dentro il tuo rapporto ufficiale la situazione è in recupero o se effettivamente ti sei già orientata verso qualcosa di nuovo che non è lui. Quindi il pensatore sta pensando, sta rimuginando, sicuramente non sta bello che sereno, questo è certo.
Ora, vediamo meglio. Ma lui ha la convinzione, aveva la convinzione che tu avresti accettato? Vediamo un po'. Lo ha dato per scontato che sarebbe stato così semplice? Vediamo. Ma assolutamente no. Però tanto vuole insistere. Quindi, una cosa è certa. Primo pensiero, prima considerazione. Gli faccio questa proposta, ma tanto mi dice di no. Allora io che faccio? Rilancio. Vado avanti con il corteggiamento, magari cambio strategia, magari divento più romantico, magari divento più gentile. Cerco comunque di lusingarla, la voglio stupire, voglio fare delle cose che non ho mai fatto prima, che non faccio più da molto tempo. Voglio che resti veramente, diciamo, di stucco. E allo stesso tempo inizio a rientrare in contatto con te con una maggiore costanza per quanto un po' alla volta. Quindi, in questo periodo, cioè da quando ti ha fatto la proposta a quando non avrà una risposta, questo uomo definitiva, sia un sì che un no, questo uomo con molta probabilità rispetto al passato si farà sentire. E anche con una certa costanza, facciamo andare il motorino, tipo una volta al giorno, una volta ogni 2 giorni, per farti sempre la stessa domanda, cioè per sapere che cos'è che hai deciso di fare. Quindi un'altra prova del fatto che lui sta cercando di cambiare atteggiamento perché all'inizio non ha funzionato subito, quindi non c'è stato un tuo accettare nell'immediato per quanto lui in realtà si aspettava una cosa del genere, allora sta cambiando totalmente atteggiamento ed è pronto anche a rallentare questo corteggiamento, a prolungarlo nel tempo fino a quando non gli dici di sì. Comunque ci sarà comunicazione, vi state sentendo e continuerete a sentirvi, perché anche da parte tua la volontà di leggere quello che lui ti vuole scrivere effettivamente c'è, non fosse che per curiosità. Quindi la sua idea è io faccio questa proposta, ma tanto comunque non me l'accetta subito. Vediamo se la sua idea è tanto però l'accetta alla lunga. Vediamo. Ma guarda che alla lunga eccessivamente questo non resiste, eh. O la questione parte o a un certo punto si chiude e si tira fuori. Eh sì, si blocca. Dinanzi alla scelta, lui non sceglie nessuno tra voi due, vi tiene entrambe. Quindi, allora la situazione è quella che è. Questo personaggio, quindi, se tu non accetti, alla lunga tenderà a ridimensionare tutto quello che sta facendo, si adombrerà un po', poi però alla fine non chiuderà ugualmente, continuerà ad essere orientato sia verso di te sia verso la donna ufficiale. Per quanto poi questo slancio che può aver preso il gambero, che ha fatto proprio il tentativo di uscire fuori dalla pozza, questa volta ci provo, questa volta mi manifesto, ma allora sei tu. Ma allora poi alla fine se non faccio niente, non faccio niente, se faccio qualcosa non ti sta bene. Una cosa è certa, comunque è anche una persona profondamente insicura, ma questo non nei tuoi riguardi, questo è profondamente insicuro proprio rispetto alla vita, a quello che vuole. Quindi poi alla fine non vuole fare niente, però non vuole perdere niente. Allora solo quando sta per perdere le cose si mette in azione, solo che quando lo fa in questo modo è meno credibile. Se è meno credibile le persone giustamente si mettono sulla difensiva e si chiedono dove sta l'inganno. Quindi tu mi vuoi far vedere il movimento, però io non guardo solo il movimento. Nella carta della luna penso questo mi sta fregando in un altro modo, mi distrae con un certo tipo di comportamento e poi mi raggira dietro dietro. Allora, la carta del sole però fa capire anche che alla lunga ci sarà modo di parlare, ci sarà anche modo di chiarirsi e forse domani lui ti anche confesserà il perché di questi suoi strani atteggiamenti, perché forse non te lo sa neanche dire, perché dalla luna al sole è una profonda elaborazione, cioè è un cammino esoterico, profondo, interiore che ti porta alla consapevolezza, ma la devi prima raggiungere per poterla condividere. Quindi in fondo questo uomo che è profondamente contraddittorio, è contraddittorio all'esterno, perché lui ha una contraddizione all'interno. Però li devo attraversare questi momenti, queste difficoltà, non le posso procrastinare, non posso continuare ad avere questo tipo di atteggiamento, voglio tutto e niente, quindi poi alla fine devo scegliere ma non scelgo, perché la vita si imporrà e la vita quando non scegli si impone lei con delle chiusure. Quindi se dalla luna devo passare al sole, pensa tu che elaborazione interiore devo mettere in atto per rinascere completamente nuovo e anche piuttosto puro.
Di conseguenza possiamo dire che questo suo venire verso di te, questo essere sinceri, questo essere maturi, questo essere anche cristallini, avverrà solo quando lui sarà diventato tutte queste cose nei confronti di se stesso. Vediamo se usa questa stessa dinamica anche con altre persone, cioè di invitarle nella camera in affitto, nella camera d'ore. Quindi lui questa strategia l'ha già usata con altre donne o la userà con altre donne? Potrebbe effettivamente, eh sì. O meglio, è vero quello che ti ha detto. Non è che l'ha già usata, però nel futuro, se si dovessero presentare delle occasioni tali per cui magari voglio frequentare una donna, voglio stare con una donna, l'unica strategia che posso proporre è proprio quella della camera. Ora non guardare solo il letto di un bambino. Comunque questo letto che si muove, quindi movimento sul letto. È un atteggiamento un po' egocentrico, un po' infantile. È all'appagamento di un bisogno, no? Il bambino nella culla chiama se ha un bisogno. E poi la volontà di coccole, di amore, di cura, di accudimento. Ma fino a quando ho potuto dentro casa, io lo facevo dentro casa, non me lo ponevo proprio il problema. E adesso dentro casa il comportamento che devo avere è completamente differente. Quindi la situazione ufficiale si è chiusa per il momento e non si sa fino a quando. Quindi la situazione parallela, la soluzione che ho trovato, la camera in affitto, è quanto di meglio ho, lo sto proponendo a te, nulla esclude che nel futuro lo possa proporre ad altre. Ad oggi ancora no, però ti facciamo la domanda ad oggi. Vediamo se è già successo con altre. Ad oggi ancora no. No, però una strategia che userà, questo te lo posso dire, anche perché c'è più di una donna che gli gira intorno e lui comunque si sente con altre donne. Però ancora non è successo niente con queste donne. Assolutamente. Ah, e altra cosa, carta del diavolo, carta del dono, dell'omaggio, della sessualità, della materialità. Se lui ha delle donne che gli girano intorno in questo momento, al di là di te, il fatto che non sia successo niente, al di là delle difficoltà pratiche, proprio per far sì che qualcosa accada, visto che comunque ci sei tu, ma c'è anche la donna ufficiale, è perché queste donne a lui nel momento non gli piacciono, al momento non gli piacciono. Quindi non è uno che prende tutte le occasioni che la vita gli propone, questo va detto, sa anche scegliere, ha anche dei gusti particolari. Quindi non ci sono al momento delle persone disponibili che effettivamente a lui piacciono, di conseguenza si sta comportando meglio, non perché è un santo, ma semplicemente perché non ha occasioni e quelle che gli sono capitate non sono occasioni che gli interessano. Però una cosa è certa, se dovesse accadere una cosa del genere non è per innamoramento, è solo per sessualità. Ora vediamo se ha rapporti intimi con la moglie, cioè con la compagna, scusami. O con altre donne. Abbiamo visto che al momento non ci sono questi rapporti perché in realtà le donne disponibili non gli piacciono, però iniziamo con la compagna. Rapporti con la compagna, io direi proprio di no, nemico ladro e speranza. No, ora io non ricordo se nell'ultimo consulto questa cosa era venuta fuori o se mi sto sbagliando con un altro consulto che c'è stato tra noi nel passato. Allora, questa donna potrebbe essere anche un po' sul chi va là rispetto al comportamento di questo uomo, proprio perché sembra mancare la fisicità, l'intimità, la sessualità. Ora, questa cosa, per quanto lei non abbia nessun tipo di prova per accusarlo di nulla, la fa pensare, cioè a lei non sembra normale tutto ciò. Evidentemente lei si anche propone e quindi ha avuto addirittura il rifiuto da lui. Cosa strana per un uomo, tu immaginati una donna che si fa avanti, che vuole stare con te dal punto di vista della fisicità e tu la rifiuti. Quindi è come se fosse totalmente distratto, tutto orientato in altre direzioni. Quindi questo essere totalmente distratto, a tratti pensieroso, fa pensare anche a questa donna. Di conseguenza cercate di stare attenti. Questa è una cosa sicura, nella misura in cui è vero che tu non hai accettato, potresti accettare, potresti non farlo adesso, potresti farlo in futuro, ma stai comunque attenta perché ultimamente questa donna potrebbe anche aver preso un po' l'atteggiamento di colei che non si fida, che lo osserva, lo potrebbe addirittura seguire. Però se tu mi dici ad oggi ci sono questi
eventi di intimità folle, pazzesca, profonda. Guarda, se c'è qualcosa è ciò che c'è di routine ogni tanto. Proviamo a farla così la domanda, perché è ovvio, se stai con una donna un minimo di contatto ci deve essere. Però non è che c'è tutta questa sessualità. Vediamo meglio. Sta cercando di fare luce per lei, quello che non fa con lei lo fa da altre parti, carta del viaggio, della baldoria, della sofferenza e della gelosia per lei. Guarda, in questo momento per me non hanno rapporti, che ripeto, non vuol dire che non li hanno avuti, non li avranno mai più, ma da un po' forse non hanno rapporti. Questa cosa insospettisce lei, le dà la certezza che lui ha degli strani giri e fa degli strani movimenti. Circa la donna nello specifico, lei non sa chi è. Può ipotizzarlo, bisogna fare attenzione perché potrebbe addirittura seguirlo. Quindi deve fare effettivamente attenzione. Non è solo questione di hotel a ore, ma deve cercare anche un hotel a ore dove lei non possa arrivare. Che cosa strana. Vediamo se ci sono rapporti con altre donne. No, no, ma perché non lo può fare? Perché c'è lei che lo controlla. Assolutamente. No, no, no. Guarda, carte che richiamano casa. L'abbondanza intesa anche come non mancano le occasioni, non mancano dentro casa, ma non sto già sfruttando quelle. Quindi in questo momento io mi sono accanito verso di te perché andiamo a rivederlo. Qual è l'obiettivo? È perché ho paura di perderti a questo punto e quindi sto pensando che tu effettivamente abbia un altro uomo. Perché dalle altre carte sembra che tutto gli interessa in questo momento, tranne la sessualità, che non vive né con la donna né con altre donne. Vedi, gelosia, belvedere e militare. No, no, io vedo lei che lo controlla. Continua a vedere lei che lo controlla. Lui viene in conquista verso di te a ribadire il suo, tra virgolette, possesso, no? Ti ricordi che cosa facevano i romani? Perché i romani erano tanto ben voluti dalle popolazioni rispetto ad altri che li conquistavano? Perché i romani andavano lì e dicevano: voi mi date un tot di soldi, che ne so, al mese, mi date la decima, poi vi fate quello che vi pare dentro il vostro paese, vi pregate il Dio che volete, avete le organizzazioni politiche che volete, però dovete dare a Roma una specie di balzello, poi per il resto siete liberi. Ecco, quindi in realtà questo uomo è un uomo molto tranquillo che va alla conquista, in questo caso tuo, vuole solamente ribadire il fatto che tu sei cosa sua, come Roma lo ribadiva con le sue province. Poi nella tua vita fai come ti pare, non ti vengo a chiedere niente, anzi, quando ho la conferma che tu non ti sei staccata da me, non ti sei emancipata da me, non ti sei ribellata a me, ma fai parte del mio possedimento, poi tu sei libera di fare quello che vuoi nella vita e non pretendo nulla, non ti do nulla e non pretendo nulla. Però ribadisco il fatto e torna nuovamente una donna che controlla, prima col lanternino, qui sto sul belvedere, la carta della gelosia. Quindi questa donna qualcosa fiuta, qualcosa controlla, fate attenzione, fai attenzione e quindi mi verrebbe da dirti non andare nell'hotel a ore, ma tanto facciamo la domanda, non tanto per il fatto che gli dici sì o gli dici no, gli dai una sorta di conferma o smentita di quello che pensa, ma perché sembra pericoloso farlo adesso. Allora, vediamo se vai in questo hotel a ore, se vieni scoperta da questa donna e poi vediamo cosa ti conviene fare. Guarda, lì dove andando pensi a un chiarimento, a un momento bello, a un momento di intimità. Guarda, dalla riconciliazione avviene tutto il contrario. Dal mettersi a nudo, parlare e chiarirsi, c'è proprio la lotta e la disputa, discussioni e casini vari. E in mezzo questa carta netta e perentoria di Torre Morte e Eremita contemporaneamente. Ripeto, secondo me accettare in questo momento questa offerta, questa richiesta, è pericoloso più che per la richiesta in sé o per darla vinta a lui, non è quello, per i rischi pratici che si possono correre. C'è la possibilità di essere scoperti. Magari non è la prima volta, tu accetti, c'è una seconda volta, vi scoprono la seconda volta, può succedere anche questo.
Quindi qual è il comportamento che tu dovresti avere adesso con lui che ti ha fatto questa proposta? Sto riflettendo, sto valutando, mi sblocco da una condizione di morte e rinascita. Cosa sto facendo? Resto a distanza, ti mando buona energia a distanza perché? No, perché ti dico di no, 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 vedi, il carro è fermo, la macchina è ferma. Dopo aver riflettuto, dopo aver capito quali sono i rischi, quali sono i pro e i contro e dopo aver capito effettivamente che cosa si può salvare di questa storia in questo momento, ciò che va proprio lasciato dietro le spalle, che non serve più, le carte ribadiscono proprio questo. A livello concreto, immobilità, non fare nessuna azione. A livello profondo e spirituale, cosa consegue? Una libertà interiore per quanto ti riguarda. Cioè, eviti di finire ingabbiata in una situazione piuttosto losca e stringente. Perché però? Qual era il rischio mettendosi in movimento? Ma mettendosi in movimento e accettando il rischio è proprio questo. Questo uomo che arriva con questo spadino con delle preoccupazioni e dei problemi, alle spalle c'è un nido vuoto, però c'è una coppia di uccellini, quindi c'è una pretesa del focolare domestico. Qui stiamo cercando che cosa? Un nuovo inizio, stiamo cercando come un nuovo lavoro, quindi si chiude tutto il discorso vecchio. Ma il discorso di che cosa? Allora, soldi che tornano indietro, buone notizie, qualcosa di concreto, qualcosa di tangibile. Non agire, perché è solo che da guadagnarci, questo ti dice la carta. Resta ferma con i piedi per terra. Lascialo fare. Anche se sei tentata di, vedi, accompagnarlo, vedi quasi alle spalle di lui e quindi di andarci a questo appuntamento. Perché io credo che lui te la proporrà così. Io sono là, ci sarò, ci vado e ti aspetto. Poi magari non vieni, ma io ci vado. Ecco, si innescherà in te la curiosità. La curiosità, la tentazione. Carta 15, il diavolo. Quasi quasi ci vado e poi torno indietro. Però le carte ti inviano una sorta di presentimento di pericolo. Non conviene, non conviene, rischieresti troppo. Quindi ad oggi, più che altro, il rischio maggiore non è una questione di orgoglio. Gliela do vinta, non gliela do vinta. Ha ragione lui, ho ragione io. Cosa faccio? Mi invento la scusa. No, no, in questo caso non serve inventarti nessun tipo di scusa, devi essere semplicemente te stessa. E puoi benissimo dire che non puoi andare perché magari temi proprio la verità che questa donna possa scoprirvi e tu non ti vuoi esporre a un simile rischio, anche per vedere effettivamente che cosa ti dice lui e anche per cercare di sgamare un po' se ci sono state queste discussioni in famiglia, così come nella coppia le carte ci hanno fatto vedere. Io aspetto il tuo riscontro, ti ringrazio e ti mando un bacione.